me le marce, ma è tutto quello che c'è. Da tanti anni che sono al mondo, non ho mai visto una carestia come questa. Di questo passo moriremo di fame. Ci sono parecchi paesi abbandonati e altri si stanno vuotando. La gente se ne va via in cerca di cibo. Ma non so dove riuscirà a trovarlo. Da qualche parte lo troverà. Speriamo. Dipende dalla pioggia che non è venuta quando doveva. Sono 3 anni che a Vladimir non mietono di questo passo. Per non morire dovremo mangiare i topi. E in certi paesi li stanno già mangiando. Hai perso la voce? Altro che voce, a momenti ci rimettevo la pelle io. Come mai? C'era un branco di lupi che mi stava inseguendo. E io per salvarmi mi sono buttato nell'acqua di un lago. Ci sono rimasto tutta la notte perché quei maledetti non se ne andavano. Ho avuto una febbre da cavallo che mi è durata più di una settimana. Ma tu sei di Vladimir? Una volta ci abitavo. Ah, ecco, sta arrivando Rublov. È di Vladimir anche lui. Ha fatto voto di silenzio al signore. Sono anni che non dice una parola. Per scontare i suoi peccati. Da Vladimir ha portato qui una ragazza muta. Muta dalla nascita. Forse fra muti si intendono. Forse vuole avere i suoi peccati sempre presenti. Così non gli viene voglia di commetterne altri. Beh, è un modo di essere santi anche quello. E quelli che erano con lui? Quelli che lavoravano con lui? Qualcuno è riuscito a salvarsi. Gli altri li hanno ammazzati i tartari. Ma Danila è vivo. C'è chi dice che è morto. Altri dicono che sia riuscito a mettersi in salvo, invece. Ma anche se si è salvato, non dipinge più allora. Tu sei Kirill. Kirill. Sei tu. I tartari! Stanno arrivando i tartari! Adesso chissà cosa ci capita! Yalalarbis!
no, cosa fai? Quelli sono avanzi per i cani. Non devi mangiarli. Questa sarà messa a mangiare la carne dei cani. Se se ne accorgevano i cani, stava fresca. No. Padre, ti scongiuro, non mi cacciare dal monastero. In tutto questo tempo che ho passato fuori ho tanto peccato, ma adesso basta, non voglio più peccare. Mi pento di quello che ho fatto, ho avuto torto, perdonami e ti bacerò i piedi, perdonami. Oh, sei sempre stato bravo a parlare, tu. Non sei cambiato. Se tu sapessi le cose che ho dovuto sopportare, padre. Padre, mi perdoneresti e avresti pietà di me. Lo so, io ho peccato molto verso di te. Non hai peccato verso di me, ma verso Dio. Va bene, resta. E per scontare quello che hai fatto, copierai 15 volte le sacre scritture dalla prima parola all'ultima. Tu dagli pure la cella che era di Nicodemo. Grazie, padre. Grazie a voi, fratelli. Kirill è perdonato. Kirill rimane. Grazie. Grazie, padre. Grazie. Signor Dagal, che ti ha visto? Pukarakciade. E tuornida. E i hanin ga karakci bulur. Guarda questa russa che mangia carne di cavallo. Vieni che ti faccio diventare mia moglie, eh? Oh. Luccica, eh? Io ho già 7 mogli, ma neanche una russa. Diventi mia moglie, così mangi anche tu la carne di cavallo e bevi il camis, eh? Bu deli kız özünü yaratıp kaldı. Alıp gidemiz orada. Bu deli kızını alamız mı? Sıfandırıyor özünü. Kızını baylar. Min korkam özündür. Ehi, dove vai? Grande onore, eh? La moglie di un tartaro deve essere bella, specialmente di un capo. Avanti, vieni via, andiamo, su! Bana var be kardeşim. Yolda böyle yerde taşlap gider mi? Ay tadılma. Öldü. Şu avanti. Dur. 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 Dur.
Andrei, senti. Mi senti, Andrei? Non mi riconosci? Non disperarti, poi la lasceranno. Vedrai che tornerà. Una pazza è sacra, il Signore non permetterà che la uccidano. È questa la casa di Nicolka, il fonditore? Sì, è questa. È tuo padre? Sì, è mio padre. Dai, chiamalo. Mio padre non c'è. E dov'è? Puemar! Hai sentito, caprone? C'è stata la peste ed è morto. Come mia madre. Mia sorella e mio fratello. E dove sta quell'altro che fa le campane? Gavrila. Ah, anche Gavrila è morto. E anche Casian è morto. E Ivan se lo sono presi i tartari. È rimasto solo Fiodor. Sta qui a circa 500 passi. Lui sa fondere le campane. È molto bene. C'è solo che ha la peste anche lui e sta morendo. Ieri sera non apriva più neanche gli occhi. Non c'è nessuno, ho guardato dappertutto. È inutile stare qui, se ne possiamo tornare a casa. Dai, dai, alzati, razza di poltrone. Muoviti! Insomma, non c'è nessuno che sappia fondere le campane qui. Ci sono io. Io sono... sono capace. Io lo so come si fondono le campane. Ma che, sei diventato pazzo? Portatemi dal duca. Io lo so come si fanno le campane. E se voi mi portate dal duca, vedrete che lui me le farà fare. Portatemi, cosa vi costa? Andatene via, canaglia! Tu, canaglia! Va dal tuo padrone e digli anche che io so il segreto. So il segreto, ma non lo dico. Quale segreto? Il segreto, sicuro, di come si fa a fondere le campane. Me l'ha insegnato mio padre. E non c'è nessun altro adesso che sa come si fanno le campane. Non c'è nessun altro, già. Me l'ha detto mio padre. E se non ci credi, sei scemo. Beh, va bene, portiamolo dal duca. Ma che segreto, se l'hai inventato. Preferisci che il duca ci peli vivi? È meglio che glielo portiamo. Ma quello si è inventato tutto. Peggio per lui, farà una brutta fine. Ragazzo, vieni qua. Salame. Dai, sali con lui. Ci sono. Tieni forte. Che fate? Rubate i bambini? Ancora non gli va bene. È una settimana che giriamo. Chissà cosa cerca. Sarà. Non lo sa neanche lui. Cazzito, va. Se no, quello lo dice a Duca. Ecco, qui va bene. È troppo lontano. Bisogna fonderla vicino al campanile, se no come facciamo poi a portarcela, pesante come sarà? No, dobbiamo fonderla qui. Andiamo. Ho detto che il posto buono è questo. Adega. Sì. Avanti, venite. Beh, cosa state aspettando? È matto.
Noi siamo fonditori, non zappaterra. La fossa falla scavare a qualcun altro. Sentite, sapete cosa diceva sempre mio padre? E lui lo sapeva bene il mestiere. Che i fonditori se la devono scavare da loro la fornace. Sul serio? È una delle cose che mi ha raccomandato prima di morire. E così dobbiamo fare anche noi. Ma va il diavolo. Io alla fornace ho detto che non la scavo e non la scaverò mai. Chiamaci quando sei pronto. La creta! Trovata. Eccola. Sta fermo. No, no, niente da fare. Non va bene. E come facciamo? Si continua a cercare. Per me va benissimo. Per conto mio fa schifo. E come lo sai? Lo so e basta. Andiamo. Vedrete che troveremo quella giusta. Senti. Che c'è? Ma insomma... Sei stanco di camminare per caso? Stiamo perdendo il tempo. Questa è argilla buonissima. Meglio non ne troviamo, te l'assicuro io. Abbiamo perso un sacco di tempo per il posto. Adesso anche l'argilla che non ti va mai bene. Ma perché non va bene? Non è quella che ci vuole. È agosto e stiamo ancora cercando. Contentati di questa prima che venga il freddo. Poveretto te, se il duca s'arrabbia. Tu pensa a te. Non so che farmene della... della tua pietà. Torniamo indietro. Guarda che quell'argilla andava benissimo. No, signore, non andava bene. Ma tu come lo sai quale va bene? Lo so e basta. Col diavolo. Vacci tu al diavolo che ti aspetta. Tanto io di te non so che farmene. Me la cavo da me io.
Gabriella! Cosa aspettate? Venite! Parisca! Che c'è? Come faccio qui? Adesso vengo! Cosa? Cosa hai detto? Adesso vengo! Dov'è Nicolai? Nicolai è andato via a prendere il legno. Ma il legno deve essere già qui. Arriva stasera. Stasera? E l'armatura con che la facciamo? Nicolai è andato stamattina. Ma al diavolo col tuo Nicolai. Nicolai è un imbecille. E tu che fai? Lavora, lavora! Ho parlato con quelli delle pugne. Hai trovato quelle che ci vogliono? Sì, ma costano tanto. Quelli hanno detto che non vogliono levare neanche un soldo. E beh, comprale lo stesso. Ma se t'ho detto che costano tanto? T'ho detto comprale. Ma il duca andrà su tutte le furie quando saprà quanto le abbiamo pagate. Cosa me ne importa? Comprale. Fai passare. E levati, non lo vedi che impicci qui in mezzo? È pericoloso. Poi venite a pigliare quell'altro. Dimitri, dove andate? Come andiamo? Lì ci vuole un rinforzo, se no secondo me non regge. Ma che rinforzo? Adesso bisogna mettere la creta. Che state aspettando? Andiamo! Bisogna rinforzare, se no qui crolla tutto. Non c'è niente da rinforzare. Stasera accendiamo. E speriamo che il vento non cambi. Sarebbe un guaio. Pensa a quello che fai. Se si spacca l'impalcatura è la fine per tutti noi, lo sai. Ci tagliano la testa. Lo so benissimo. Ma anche se nevica sarà la fine, ricordatevelo. E ci andrò di mezzo io, non voi. L'impalcatura non può reggere, t'ho detto. Mettete l'argilla. Su, muovetevi. Io non metto proprio niente. E allora vattene, e subito. Vattene. Avanti, mettila tu, forza. Neanche lui la mette. Ah, non vuoi metterla l'argilla? Perché l'impalcatura non può resistere. Bisogna rinforzarla. Ma insomma, chi è che comanda? Muoviti, dai. Ma bisogna rinforzare. Fiodor! Fiodor! Cosa c'è? C'è questo qui che non vuole obbedire. Frustalo. Dagliene una buona dose. Così ve ne accorgerete chi è che comanda. Io vi faccio frustare tutti quanti. Tuo padre non l'avrebbe mai fatto. Lui faceva come voleva. Ma qui si fa come voglio io. Avanti, mettete la creta. Boris! Boris, qui siamo pronti! Siamo pronti! Sì, sì, ho capito! E tu non vieni? Sì, ma intanto cominciate! Perché non vai a riposare? Cos'hai da guardarmi? Hai perso la lingua? Per caso? Ce la faccio. Cosa fai di vera?
Boris. Dai, Boris, svegliati. Boris. Guarda che abbiamo già acceso. Ma come? Avete acceso senza di me? E perché non mi avete chiamato? Che fiammata! Boris! Boris! Vieni, ci sono gli uomini del duca! Che bello! Che peccato! E che calore! Tutto qui. Non ce n'è altro. L'argento è poco. Non ci siamo ancora. Dite al vostro duca di non fare l'avaro. Il duca non è mai stato un uomo avaro. Ce ne vogliono almeno altre 18 libbre. Ma cosa sono 18 libbre d'argento in più in una campana così grande? Chi lo conosce il segreto della fusione delle campane? Io o voi? Ce ne vogliono altre 18 libbre. Diteglielo al duca. Ma che fai? Ho detto che ci vogliono altre 18 libbre d'argento e le otterrò. Penso se poi la campana non suona. Io lo conosco questo! Io t'ammazzo adesso, ti voglio a pezzi! Brutagliacco! Ma che t'ha fatto? Guarda che lo stai pigliando per un altro, porco! È un monaco, non ha mai fatto male a nessuno! Tu non lo conosci! Non lo conosci! Certo che lo conosco! Lo conosco, sì! Anche se allora era un bell'uomo! Chi? Era bello e giovane! Lasciatemi! 10 anni di galera! 10 anni di galera per colpa di quella là! Anche la lingua venne tagliata! Avete visto? Lasciatemi! 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 Traditore! T'ammazzo! Ma guarda che ti stai sbagliando! Non è lui! Lui è mio fratello! Non ha mai tradito nessuno in vita sua! Te lo posso giurare! Pensa alla giustizia di Dio! Uccidimi e risparmia la sua vita. Alzati! Alzati! Alzati, ti ho detto! Alzati! È morto! Il buffone del duca. Volevano che ci andassi io. E io gli ho detto che non ci andavo, perché voglio fare il falegname. Ma quello però è proprio lui. Ma tradito. Figurati se mi sono sbagliato. Potete, bene. Tieni, tieni. Bene. Aspetta un po'. Boris, Boris, vieni un po' a vedere qui. Qui dobbiamo essere vicini. Anche qui ci siamo quasi. Va bene. Continuate a mettere regna voi altri. Capito? Ehi, voi, non vi fermate. Non vi fermate coi mantici. Spostati. Avanti voi, non vi fermate. Mettete ancora legna. Legna, legna, che qui si sta consumando! Più forte, più forte! Qui ci vuole ancora legna! Ma quanto manca per aprirla? Vai, vai tu, che te lo dico io! Dai, più forte! Mettete ancora legna, voi! Fatemi parlare, che sto chiedendo! Ma che ce l'ho messo in questo momento? Accidenti, come scotta! Dai, un altro po', ci siamo! Andiamo, ma che la foto! Ehi, che non so che la legna, legna! Mettete la braccia! Boris, guarda che ci siamo! Voglio aprire! Vai di sopra tu e dia quelli che si tengono pronti, presto! Sei pronto!
siamo! Sì, sì, ci siamo, possiamo aprire adesso. Guarda che ci siamo quasi! Dai, apri! Apri, apri! Beh, allora apriamo, eh? Che aspetti? Aprite! Aprite! Giù! Tutte quante! Giù! Attenzione! Scende bene! Scende bene! Anche da questa parte! Ora aiutami! Andrejka! Sarà una grande giornata domani. Adesso bisogna dormire un po'. Boris, Boris, andiamo, dai. Sì, sì, certo, subito. Subito. Ecco che cosa è successo, Andrei. Ho riflettuto a lungo e così ho deciso di dirtelo. Io ti invidiavo, tu lo sai questo. L'invidia mi soffocava, era una cosa terribile. Era come se dalle viscere mi venisse alla gola come un veleno. Ho andato,
Me ne sono andato per causa tua, è la verità. Ma quando sono tornato e ho saputo che avevi smesso di dipingere, mi è passato di colpo. Il cuore mi si è fatto leggero. Poi ho dimenticato e vorrei solo riuscire a copiare le sacre scritture prima di morire. Il priore è severo e non è lieve il castigo che mi ha inflitto adesso che sono alla fine della vita. Non credo che farò in tempo a scontarlo. Ma a che serve pentirsi ormai? Non è certo nei tuoi riguardi che devo espiare. Tu forse hai peccato ancora più di me. Certo, ancora più di me. Io non sono altro che un verme e di niente dovrò rispondere. Ma tu, cosa fai? Per quali meriti di santità hai ricevuto dal Signore il tuo talento? Dove? Dove sono i tuoi meriti? Dillo. Oh mio Dio, non volevo dire questo. Io lo so. Nikon è ormai il terzo messo che ti manda. Cerca di convincerti a tornare e a dipingere la Trinità. E tu li hai respinti senza neanche ascoltarli. Ti dico la verità, non mentisco. Quando l'ho saputo, nel profondo d'animo mio impuro, è nata una malsana, sottile gioia. Ma ora, la mia vita vicina alla fine e la mia anima ha bisogno di pace. Per Nikon non ha valore la tua vita, non gliene importa nulla. Ti chiama a sé soltanto per aumentare e glorificare la sua forza e il suo potere col tuo talento. Ma lasciamo stare Nikon, che vada con Dio. Ascoltami, ascolta. Va alla Trinità e dipingi, dipingi, dipingi. Non macchiare l'anima tua di questo peccato, perché grave è il peccato di rifiutare la scintilla divina. Se Teofane fosse vivo, ti direbbe anche lui la stessa cosa. Non è così, forse? Avanti, guardami, guarda questo buon a niente. Perché sono tornato? Sono tornato per un pezzo di pane, per finire tranquillo i miei giorni. Io morrò e dopo di me non resterà niente. E so che morirò presto. Neanche a te è rimasto molto da vivere. Vuoi proprio portarti nella tomba il tuo talento? Per quale scopo, Andrei? Andrei, ma perché stai zitto? Dimmi almeno una parola. Quel buffone, allora, sai chi lo denunciò? Io. Su, maledicimi pure, ma di qualche cosa, Andrei. Che dici? Ti possa seccare la lingua. Pericoloso. Allenta la fune. Allentala un poco. Passa dietro quell'altro. Bisogna alzarla. Non ci volevano, no, di masbarre di ferro. Io gliel'avevo detto a Boris. Passa dietro, dietro. Ma per me sono sottili. Ma no, da là. Attento, attento! Fagli una mano. Forza, forza. Passala qua. Dai. Forza. Piano, piano. Forza. Ecco. Così. Allora, che fai? Va bene. Su, forza, forza. Andiamo. Andate via, tutti! Ma cosa succede lì? Cosa c'è? È tutto pronto! Tutto pronto qui! Oh, facciamo presto! Presto! Risalite! Tutti pronti? Pronti! Dai, vieni qui! Vieni qui! Proglio le funi e non confondere i capi!
So, dai il segnale. Dai, che aspetti? Dai! Che il duca che sta arrivando col suo seguito. Facciamo in tempo? Speriamo. Bisogna farcela, se no sono dolori. Benediciamo e consacriamo questa campana aspergendola con l'acqua benedetta in nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo e consacriamo questa campana aspergendola con l'acqua benedetta in nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo e consacriamo questa campana aspergendola con l'acqua benedetta. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo e consacriamo questa campana aspergendola con l'acqua benedetta. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Vedete che artigiani abili abbiamo qui da noi. Non ne avevamo mai dubitato, Altezza. È vero. Ma che fai? Vai, vai, vai. Ma non vi sembrano un po' strani? Beh, quello che importa è che sappiano il loro mestiere. Levati, levati, ragazzo.
Beh, allora, Maurice, vuoi aiuto o la suoni da solo? Forza. Sarei curioso di sapere che cosa stiamo aspettando ancora. Ma vi pare possibile che gente come quella sia veramente capace di fare le cose come si deve? Guardate che mezzi primitivi hanno. Ma no, io sono più che sicuro che questa campana suonerà. Un po' di pazienza, no? Vostra Eccellenza vuol fare una scommessa? A me sembra che voi sottovalutiate le capacità di questa gente. Il fatto che siano malmessi non vuol dire che non sappiano fare una campana. Dovete scusarmi, ma io per ora non mi azzarderei a chiamare quell'arnese una campana. Eppure essi comprendono perfettamente che il Gran Principe taglierà loro la testa se quell'arnese non suonerà. A giudicare dalla faccia del giovanotto si direbbe che sia un po' emozionato da questa circostanza, non vi pare? Sì, Eccellenza. Ma non pensiamo a queste cose. Io spero che vada tutto nel migliore dei modi. Mi rovinerebbe la giornata un'esecuzione capitale. Padre, non mi ha detto il suo segreto della fusione. È morto e non mi ha detto niente. Se l'è portato nella tomba, maledetto Spilone. E che cosa importa adesso? È andato tutto bene, no? Che ti importa? Ce ne andremo via insieme, io e te. Tu potrai fondere le campane e io dipingerò icone. Andremo alla Trinità, ci andremo insieme. Pensa che festa per gli uomini. Hai dato loro una gioia così grande e piangi. Adesso basta. No, basta. Non piangere. Non devi. Non devi più piangere. Non è giusto. (Susurra)
Ora basta. Smettila. Smettila. Calmati. È passata. Non devi. Non devi.